Quindi vorrei che tu ci parlassi un po' della genesi di questo libro e di questi racconti. Io lavoro con Pratica Nausicaa da 4 anni e nel periodo 2008-2009 ho fatto il tutor volutamente a questo percorso annuale di narrazione che comprendeva anche la scrittura perché ho sempre scritto fin da adolescente, quindi dicevo, vabbè, faccio un anno con delle lezioni con degli insegnanti in gamba, faccio esperienza, mi confronto e lì sono stato incoraggiato da molti insegnanti e Marco Vichi poi mi ha proposto assolutamente di presentare a Guanda la raccolta e Guanda l'ha pubblicata. Questa diciamo è la genesi tecnica, il ringraziamento va a quello perché a parte il piacere e l'amore che provo nei confronti di quelle due strutture, perché questo, cioè io mi trovo molto bene a lavorare. Però è stata un'occasione dove ho ritirato le fila di tanti racconti che sono lì contenuti, ma che hanno tipo anche una decina, 12 anni, insomma. È stata anche un'occasione per riprendere delle cose che avevo già scritto e inserirle all'interno del titolo. Ecco, questo libro l'ha intitolato Di corsa di nascosto. Questo è un titolo tematico, è anche il titolo di un racconto eponimo contenuto in questa raccolta. E ecco, spiegaci un po' il significato del titolo, no? Che è anche legato, tutti questi personaggi si nascondono e vanno di corsa, no? E sono fotografati proprio in questa loro corsa, in questo loro nascondersi. Ecco, allora spiegaci un po' perché questi due temi. Guarda, è stato il fatto che io li ho visti a un certo punto, ho detto, ma questi racconti hanno comunque cioè sono uniti da qualcosa. Vedevo che più o meno tutte le vicende erano tagliate, di cosa c'erano delle grandi urgenze da risolvere e a volte questi personaggi erano, tra virgolette, costretti o sceglievano volutamente di fare le cose di corsa di nascosto. Poi la trovo una dimensione anche molto italiana. Cioè, di corsa di nascosto, noi facciamo molte cose di corsa di Anche nascosto in italiano. contemporanea, direi, Ma eh? sì. Per il di corsa sì, e anche per il nascosto, insomma, sì, insomma, noi umani ci piacciono le cose di nascosto. E si spiegano delle cose che non tutti noi italiani sappiamo, un po' per pigrizia, un po' per devastante ignoranza. La differenza delle quattro, cioè l'orientamento e l'identità, la differenza di questo, ci siamo resi conto che da sempre a volte mi sento dire, ma come sei gay? Ma tu non sembri gay. Ma che bisogna fare per sembrare gay? Cioè, capito? Questo noi ancora abbiamo, c'è cioè, la differenza, c'è l'effeminatezza per forza unita, c'è cioè, tutte queste caselline che ci fanno comodo, è vero, che ci fanno. Ma poi non corrispondono alla realtà, alla fine non corrispondono alla realtà, no? Abbiamo degli esempi televisivi per forza, insomma, che si pensa che tutti i gay siano effeminati o peggio vogliono diventare delle donne. Questa è una cosa che nella sottocultura è molto, cioè va molto, ah, ti volevi essere una donna, ma di che stai parlando? Per quale motivo? No? Abbiamo questa cosa. Perché abbiamo un modello ovviamente eteropatriarcale, quindi voglio dire, i maschi comandano, le donne di meno. No? Cioè, non è che bisogna che lo dica io, insomma, è abbastanza evidente. Colpito così nel profondo da aver rimosso. Maurizio guardò un'altra volta la madre di Daniela. Era ancora seduta sulla panca con gli occhi fissi alla bara. Il marito le fece intendere di voler uscire, lei non si mosse. L'uomo inforcò a grandi passi il corridoio tra le panche della chiesa e si diresse fuori estraendo il cellulare dalla giacca. Maurizio lo vide passargli accanto e ne sentì il respiro affannato. Incrociò per un secondo il suo sguardo ed ebbe paura che gli reggesse dentro la verità, quello che lui e i suoi amici avevano fatto, i sacchi neri con i vestiti e le scarpe di Daniela. Poi si accorse di quanto quell'uomo fosse altrove. Lo seguì con lo sguardo e provò misericordia. Quando l'enorme portale di legno si richiuse con un tonfo, ebbe la certezza di non aver sbagliato. Spostò di nuovo l'attenzione sulla madre, girava lentamente la testa guardandosi attorno come drogata, non riuscendo a capacitarsi dell'accaduto. La signorotta bionda le appoggiava il braccio sulle spalle e cercava di farla reagire perché il suo viso faceva paura. A intermittenza assumeva l'espressione di chi sta per scoppiare a ridere e poi tornava catatonico. Sì, lui e i suoi amici avevano fatto bene. Solo loro avrebbero potuto intervenire e proteggere la memoria della loro amica. Se la madre avesse saputo che il suo Andrea si faceva chiamare Daniela e si travestiva in privato per i suoi clienti, probabilmente sarebbe morta sul colpo.